1 Dudu Boss, Antonino Pecoraro Junior, 2 Diva Luis, Salvo Cintura Junior, 3 Dixie Jet, Andrea Buzzitta, 4 Desdemona Rab, Giuseppe Porcio Junior, 5 Dirk Gently, Davide Di Stefano, 6 Dakota De Cleris, Giuseppe Messineo, 7 Dragon Room, Marco Altobelli. In chiusura il gioco si è indirizzato su Diva Luis, che ha chiuso favorita sia a quota fissa che al totalizzatore, però ancora il gioco è in corso. Terza corsa di Palermo in pista Puledri, di 2 anni non vincitori di 8.000 euro in carriera. Si va alla partenza che ha visto attardarsi in maniera importante la favorita della corsa, ovvero Diva Luis. E così è Dudu Boss che lungo la corda prova a tenere Dixie Jet, che però sembra in grado di sorpassarlo. E così è infatti all'esterno Dakota De Cleris, che ha partecipato al lancio, adesso si ritrae in terza posizione. 14.2 per i primi 200 metri, quindi un lancio sicuramente molto veloce, con Dudu Boss in seconda posizione, Dakota De Cleris in terza, poi Desdemona Rab, mentre come ho detto Diva Luis si è attardata notevolmente, ormai è praticamente fuori corsa per un errore nella fase iniziale. Dunque Andrea Buzzitta prova adesso a prendere in mano giustamente con Dixie Jet e raggiunge i 600 metri in 47.1 con un parziale di 17.2 da 1.26 per gli ultimi 200 metri. Ha quindi preso decisamente in mano ed allora viene avanti Dragon Room con Marco Altobelli, che prova a profilarsi all'esterno di Dixie Jet, dietro la quale è sempre ben sistemato Dudu Boss. Sposta anche Dakota De Cleris, 16.9 è l'ultimo parziale, quindi 400 metri da 1.25 per Dixie Jet. Prova dunque a ridurre la corsa a una valata finale Andrea Buzzitta, con un primo chilometro in 1.20.3. Dakota De Cleris si è sistemata in seconda paria, pronta a sparare il suo parziale lungo la corda Dudu Boss. Gara dunque che si risolverà con una valata finale, non è facile prevederne lo svolgimento. Certo Dixie Jet ha fatto davvero i propri comodi, bisognerà vedere se avrà la capacità di fare un ulteriore cambio di marcia. 15.1 sulla retta di fronte, sposta in terza ruota Dakota De Cleris, non trova spazio Dudu Boss, adesso comanda con la voce, con le mani Andrea Buzzitta, prova a staccare con Dixie Jet, che ha ancora però 150 metri da percorrere, ma ha preso un margine incolmabile, ha fatto i conti alla perfezione Dixie Jet e viene a vincere nei confronti di Dudu Boss e Dakota De Cleris, che terminano davvero molto molto in linea. Davvero sarà difficile decifrare, vediamo se il replay ci aiuta, ma intanto onore ad Andrea Buzzitta, vincitore con Dixie Jet, training di Antonino Pecoraro, i colori del signor Giuseppe Mangione, tempo comodo 1.18.9, d'altronde è stata una corsa tattica chiusa con 600 metri da 1.17 scarsi. Vediamo per il secondo posto, direi che probabilmente Dakota De Cleris ha preso mezza narice di vantaggio su Dudu Boss, ma in questi casi è giusto attendere il verdetto del photo finish, perché davvero più che stretta è quasi indecifrabile questa foto fra il 6 di Dakota e l'1 di Dudu Boss. In numeri dunque 3 al primo posto, stretta foto fra 6 e 1 per il secondo, ed è tutto per la terza di Palermo.